C'è il mio amico deficiente che sta facendo tipo la danza acrobatica qui dietro. Oi! Vabbè ragazzi, ciao a tutti e basta! E benvenuti su questo nuovo video in diretta da Meguro Tokyo. Come state? Allora, vi devo fare un nuovo tour della casa a breve. Prima di iniziare questo video vorrei chiedervi di lasciare un mi piace, così aiuterete questo canale a crescere. Questo è un video un po' veloce perché praticamente un paio di giorni fa ho fatto uscire un video sulla polizia in Giappone e come al solito ogni volta che faccio uscire un video nuovo esce una notizia nuova di cui avrei voluto parlare. Vi lascio adesso un po' di immagini di articoli di giornale e anche qualche servizio della ABC e anche di altre TV che hanno parlato di questo caso. This is ridiculous. He's not a criminal. Leah Smith's son Julian Adame is a student at the University of Redlands who was traveling in Japan when he was arrested nearly 9 months ago. Smith says the U.S. Embassy in Tokyo told her it started during a night of bar hopping. He's being woken up in another bar that he doesn't even remember going to and being told that he broke a lamp and he has to pay $1,000. And it's just not fair, like it's a simple case. Let's just get it done. Praticamente a maggio dell'anno scorso lo studente Julian Adam è stato arrestato una notte che si è ubriacato praticamente. È stato trattenuto in prigione per 9 mesi e il sistema di polizia giapponese è stato aspramente criticato dai media occidentali. A sua detta, lui si è addormentato dopo aver bevuto in un bar 3 birre. Quando però si è risvegliato, non c'erano più i suoi compagni e la polizia lo ha informato che doveva pagare 100.000 yen per una lampada che aveva rotto. Secondo la madre del ragazzo, questo Julian era al corrente che c'erano magari dei personaggi di alcune gang giapponesi che si fingevano dei poliziotti, pretendevano di essere dei poliziotti e derubavano magari gli sfortunati turisti delle loro informazioni che avevano sul passaporto per poi magari rubare la loro identità o anche prenderli in ostaggio. Quindi, quando i poliziotti gli hanno chiesto il passaporto, lui si è rifiutato e quindi l'hanno dovuto portare a forza nella stazione di polizia locale. La stazione di polizia locale poi lo voleva accompagnare nel suo hostel per prendere il passaporto perché evidentemente non ce l'aveva con lui, ma quando hanno fatto per ammanettarlo lui ha esitato, praticamente non voleva essere ammanettato. È stato incarcerato per aver ostacolato il lavoro della polizia. Come ha detto sua madre in un'intervista TV, si trattava di un caso molto semplice ed è scandaloso come sia stato trattenuto per tutto questo tempo. La sua migliore amica, tra l'altro, avrebbe dovuto incontrarlo in Thailandia subito dopo il suo viaggio in Giappone, ma quando non l'ha visto arrivare ha cominciato a preoccuparsi. He decided to travel in Japan and then meet me in Thailand. Kate Emmons calls Julian Adame her best friend. When he didn't show up to meet her in Thailand, she knew something was off. Ha detto che ci sono stati vari sviluppi nella vicenda. All'inizio lui aveva detto di non essere colpevole, aveva detto di essere innocente, poi però gli hanno detto, non so chi, se la polizia stessa o chi altro, che era meglio se diceva che era colpevole, così l'avrebbero rilasciato prima, eccetera, eccetera. He recently switched from pleading not guilty to pleading guilty because he was told that it would speed up the process, but essentially there have just been a series of setbacks. So the prosecutor asked that the video footage be translated not once but twice, and that pushed the case back a month. It wasn't just a drunken night, it was him genuinely fearing for his life. Finché il 12 aprile non ha postato sul suo Instagram finalmente che l'hanno rilasciato, era veramente felice, non sapeva descrivere questa felicità e anche il sollievo di essere tornato a casa. Vabbè, ragazzi, io volevo analizzare questa questione perché volevo sottolineare un punto che avevo fatto in un video precedente, che era quella di non prendere sotto gamba la polizia in Giappone perché veramente potreste pentirvene. Voi dovete capire che siete in un paese straniero, la gente pensa in modo diverso, le regole sono diverse e quindi magari una cosa che è ok nel vostro paese non necessariamente è ok in Giappone. Io sono sicuro che con questa storia di Giulia molti simpatizzeranno dalla parte di questo ragazzo, perché oddio, nemmeno io non penso che sia una persona cattiva o terrificante. Capita di ubriacarsi, però certo, se ti ubriachi in un paese straniero di cui non conosci nemmeno la legge, è un comportamento completamente irresponsabile. E secondo me, forse il fatto che la polizia giapponese abbia agito in modo così brutale è forse un messaggio pre-Olimpiadi, perché comunque con le Olimpiadi arriveranno un sacco di stranieri in Giappone.
E la gente che viene qua deve capire che le regole in Giappone sono estremamente severe e vanno assolutamente rispettate, perché in Giappone c'è tolleranza zero per chi infrange la legge. Un'altra domanda poi che volevo rispondere con questo video è che alcune persone mi hanno detto che la polizia in Giappone è tra virgolette razzista. Questo è un discorso molto triste, però non so se avete mai sentito di white privilege. Se sei bianco in America c'hai dei virgolette privilegi, vieni fermato dalla polizia meno spesso rispetto a una persona di colore. È una cosa bruttissima, secondo me, mi fa orrore solo a pensarlo, però succede ancora ad oggi. E spesso magari ci sono degli stranieri che vengono in Giappone pensando che anche qui la situazione sia la medesima, ma non è assolutamente così. Cioè, soltanto perché c'è gente come Logan Paul che magari ha fatto delle cose orribili ma non è stato fermato, non vuol dire che vada così bene per tutti, perché l'unico motivo per cui Logan Paul non l'hanno arrestato probabilmente è perché gli è andata bene quel giorno, il poliziotto non voleva arrestarlo e soprattutto non hanno visto tutto quello che ha fatto. Perché devo dire che quando è diventata virale tutta la notizia in Giappone, penso che Logan se n'era già tornato a casa. C'è da dire che la legge è uguale per tutti, non credo che ci siano, anzi sono abbastanza sicuro che non c'è nessuna differenza. I poliziotti fermano indistintamente una persona che sia caucasica, di colore o asiatica, a prescindere. Se si comporta in modo scorretto o pensa che si stia comportando in modo scorretto, la ferma sostanzialmente. E qua magari voi vi direte: sì, però ci sono molti più giapponesi che commettono crimini in Giappone. E qua magari voi penserete che gli stranieri che vengono in Giappone sono quasi tutti turisti e non fanno niente di male, ma in realtà ci sono anche stranieri che sono venuti in Giappone e hanno fatto dei crimini, omicidi, eccetera. C'è da dire che, quanto a numero, ovviamente, essendo il Giappone un paese formato dal 99% da giapponesi, ci sono molti più giapponesi che hanno commesso crimini di questa portata. E allora voi mi chiederete: ma perché ne parlo in modo così serio di questi stranieri che si comportano male in Giappone e infrangono la legge? E il motivo è perché comunque voi dovete capire che, essendo gli stranieri in Giappone così poco, se una persona si comporta male, questo si riflette su tutto il gruppo di persone. L'esempio che hanno dato Mette Bise di noi italiani in Giappone è un'immagine molto brutta, che ha molto più impatto rispetto magari a 50 italiani che vengono in Giappone e si comportano bene. Stessa cosa Logan Paul, capito? È bastato un Logan Paul per creare quell'immaginario quasi stereotipo degli stranieri maleducati. Per questo, anche se è una percentuale molto piccola, è un dato che secondo me va analizzato e non va preso sotto gamba. Comunque ragazzi, non prendetevela male, io con questo video non sto assolutamente scoraggiando nessuno dal venire in Giappone, volevo solo dirvi quello che pensavo e soprattutto condividere queste regole. Come vi ho detto prima, il Giappone è un paese diverso dal nostro, c'ha delle regole diverse, magari delle cose che sono accettate in Italia non sono accettate in Giappone, quindi non è detto che questa situazione che si è verificata a questo ragazzo non possa succedervi a voi, quindi bisogna starci un po' attenti. E se pensate che tutto ciò non sia giusto, provate a pensare se magari la stessa persona si fosse ubriacata, avesse spaccato una lampada, ma avesse fatto la stessa cosa magari in Corea del Nord. So che è un esempio un po' infelice e forse anche un po' ingiusto, però se ci pensate è quasi la stessa cosa. Non so se sapete di quel ragazzo americano che era andato in vacanza in Corea del Nord, ha rubato, mi sembra, non mi ricordo se una bandiera o comunque un poster con la bandiera, poi è stato messo in carcere e quando l'hanno rilasciato è morto pochi giorni dopo. Una storia molto triste che non voglio raccontarla in pochi minuti. Se non siete a conoscenza di questo caso, andatevelo a cercare su internet, perché è una storia veramente triste che non mi va di affrontare in questo video. Ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Il Giappone è un paese molto bello, c'ha i suoi pro e i suoi contro. Questa è solamente la mia opinione, non sono dalla parte di nessuno, vi dico soltanto come stanno le cose. Detto questo, io voglio chiudere, vi do un mega abbraccione e volevo ringraziarvi tutti sempre per vedere i miei video, perché davvero stiamo crescendo, siamo diventati in più di 34.000 e non so ancora come è successa questa cosa, perché davvero non pensavo che un canale così semplice come il mio, senza insomma effetti speciali o cose troppe particolari, potesse arrivare a questo numero, che per YouTube è molto piccolo ma per me significa tanto, perché sapere che ci sono 34.000 persone, spero amanti del Giappone,
che vogliono scoprirlo grazie a me con quello che vi racconto, mi fa davvero piacere. Se avete delle domande o cose che volete sapere, scrivetemele nei commenti. Domani sarò in viaggio, quindi non mi sarà possibile rispondere magari a tutti i commenti che mi scrivete oggi, però cercherò di fare l'impossibile e vi assicuro che entro fine settimana li leggo tutti, perché mi piace tantissimo tenermi in contatto con voi. Un mega abbraccione da Seba e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!